Ciao a tutti e benvenuti al Football Stories. Quest'oggi ho il grandissimo onore e piacere di avere qui con me ospite e DJ Daniele Baldelli. Prego Daniele. Ciao, grazie. Ben trovato, ciao. Allora, un DJ che ha fatto tanta storia e continua a farne. Mi permetto di definire la musica. Crea storia? A tuo pensiero. La musica? Crea storia? Sicuramente. Cioè, la musica, tutti noi viviamo di musica, no? Senza la musica ci manca un po' la colonna sonora della nostra vita. Ognuno poi se la crea come vuole, cioè, ognuno ha i propri gusti, le proprie tendenze, per cui ognuno si crea la propria colonna sonora. Per un DJ quanto può essere interessante creare moda, dato che un DJ suonando e proponendosi crea una moda, uno status? Sicuramente questo è successo anche nel mio caso senza che io me lo sapessi, senza che io me ne rendessi conto. E questo è bellissimo. Perché ho cominciato a fare il DJ quando ero studente, quindi fare il DJ voleva dire fare un lavoretto così per arrotondare un pochino, e mai avrei pensato di arrivare a questa veneranda età facendo ancora il DJ, visto che sono 50 anni che lo faccio. Dio, ma tantissimo! La notte comunque è affascinante. Ma per me lo è. Per me lo è, perché tanto la vivo di continuo, anche oggi. La mia vita comincia all'una di pomeriggio e poi finisce alle 5 del mattino, anche quando non sono in discoteca, perché ormai ho preso questo ritmo e ci tengo a mantenerlo. Chi è stato o sono state figure importanti nella musica per te? Sicuramente tante, però... Sì, tantissimi, ovvio, perché insomma qui mi fai fare rischio di dimenticarmi qualcuno, ne dovrei dire tantissimi, perché avendo cominciato nel 1969, quindi ho cominciato con il rhythm and blues, ho cominciato con il rock, poi è arrivata la baia, quindi con la disco music, e poi è arrivato il cosmic con tutto quello che ho creato in quel periodo. E qui mi rifaccio nel chiederti definizione per tre parole in maniera generale: vai dagli angeli, cosmic e boiler room. Io questo è quello che posso dirti io. Cosa dici su Baia degli Angeli? Allora, la Baia degli Angeli per me è stato sicuramente un trampolino di lancio. Anche perché insomma io ho lavorato per tanti anni precedentemente in un locale di cattolica che si chiamava Tabù Club, e lì proprio Bob e Tom, i due DJ della baia, mi hanno conosciuto e mi hanno proposto loro stessi, quando stavano per andarsene, mi hanno proposto alla nuova direzione della Baia degli Angeli. E quindi lì ho lavorato per un anno insieme a Mozart. Poi dopo la storia... Salutiamo anche Claudio, sicuramente. Buonasera. E poi dopo, nel 79, sono stato contattato dal Cosmic, che era sul lago di Garda, l'Azzise. Queste persone mi hanno chiamato, ecco. Diciamo, la baia, dopo c'era la musica disco, era il periodo della disco music, mentre al Cosmic è successo qualcosa di particolare, sempre, come dire, senza pensarci troppo. Io mi sono appassionato a tutti i generi di musica e quindi la mia ricerca è spaziata proprio a 360 gradi, e fare il DJ al Cosmic... Questa luce verde nel microfono tuo. Sì, scusa, mi dicevi? E quindi, diciamo, senza accorgermene, ascoltando e comprando tantissimi generi di musica, si è creato questo mio stile, che mi piace chiamare Cosmic Sound, che non è altro che fare il DJ a 360 gradi, ovvero mixare insieme tutti i generi di musica. Quanto conta la parola qualità piuttosto che genere in una canzone? No, per me la qualità. Per me la qualità. Non ce n'è. Il genere può essere di qualunque genere, purché ci sia della qualità. Ovvero, qualche tipo di musica magari non ha né l'uno né l'altro. Manca una parola davvero fondamentale nella vita di molti giovani. Quale sacrificio? Sei d'accordo?
Ah, certo, sicuramente. Cioè, ci sono oggi come oggi molti giovani credono che fare il DJ sia una cosa così, ci vuole poco. Beh, io chiaramente ho avuto la fortuna di cominciare appunto nel 69, quindi la gavetta ne ho fatta parecchia. La musica è come la donna più fedele al mondo che c'è, sempre pronta per essere ascoltata. Sì, è una bella definizione, mi piace. Ok, ok. Quanto conta per te l'impianto in un locale? È la cosa fondamentale. È la cosa fondamentale perché purtroppo alcuni club, alcune discoteche anche di un tempo davano la precedenza all'arredamento e poi l'impianto veniva in secondo piano, invece secondo me è fondamentale avere un buon impianto perché in discoteca si va per ascoltare musica. Teoricamente. Non solo per bere. Certo, certo. Mi racconti la tua storia con i primi sintetizzatori? Io non so suonare, non sono un musicista, però chiaramente avevo questa voglia, cioè mi è venuta questa idea di usare una batteria elettronica, vabbè, la batteria elettronica andava da sola, spingevi dei bottoncini, quindi partiva dei ritmi sul quale io poi mixavo dei dischi, poi dopo subentra qualche tastiera perché chiaramente, specialmente quando ero al Cosmic, questa, quella parola Cosmic già della discoteca mi dava l'idea di effetti elettronici, di cose strane, e quindi la tastiera la usavo per fare più che altro degli effetti particolari, questi suoni spaziali che condivano un po' la mia DJ set. Certo. C'è una definizione molto interessante del DJ. Il DJ è un musicista mancato? Dunque, diciamo che no, io non sono un musicista, quindi magari no, questa definizione non direi. Diciamo che il DJ fa la musica con la musica degli altri. Il nome di un locale deve creare anche qualità. Il nome di un locale. Ma sicuramente un locale, qualsiasi nome abbia, secondo me poi diventa di qualità se all'interno ci sono tutte le cose giuste al posto giusto. Uh-huh. Probabilmente molte volte non serve neanche un grandissimo nome. Non serve neanche un locale super elegante, può essere anche una stanza buia, ma se c'è la qualità la cosa viene fuori. Ti piace nel tuo, tra virgolette, toccare la musica, chiuse virgolette, mettendo vinili? Allora, io i vinili ne ho ormai 70.000. 70.000 vinili, certo. Mamma mia, io ne ho un po' di sopra. Perché facevo DJ nel mio, però cifre non paragonabili. Cioè. Comunque, diciamo che oggi come oggi ho un po' abbandonato il vinile, anche se lo continuo a comprare sempre, perché principalmente ormai nei miei DJ set suono tantissime mie produzioni che faccio negli studi. Che musica, come ti definisci come? Ma ormai il mio stile io lo chiamerei Cosmic Sound, appunto, okay. Anche se appunto le mie produzioni variano da pezzi funk, pezzi elettronici, pezzi new wave, c'è un po' di tutto, perché poi a seconda, perché ti dicevo al Cosmic c'era tutto, quindi le mie ispirazioni vengono da mille situazioni diverse, per cui anche le mie produzioni poi si riversano in questo senso, quindi io quando vado in giro suono le mie produzioni, molte devono ancora uscire, in più mi faccio riedit di pezzi vecchi, me li riedito, in più quando compro i vinili oggi, quelli attuali, il 90% non mi piacciono come li hanno fatti, quindi io li manipolo io, me li faccio come voglio io e quindi sono tutti riedit. Ci sono, a tuo pensiero, delle canzoni che più si ascoltano e più sono belle? Sicuramente, ci sono canzoni, ognuno ha le sue canzoni che più si ascoltano e più diventano belle, non può essere per tutti la stessa canzone, ovviamente. Una considerazione nella musica, mi permetto di dire anche nella vita attuale, che mi piace dire è il futuro, è nel passato. Dunque... Speriamo non solo, cioè speriamo non solo, perché vuol dire che allora la musica è morta se dobbiamo sempre andare a ripescare nel passato.
e speriamo che, insomma, io secondo me ci sono, come tutte le storie, va ad onda, no? Ad onda. Quindi c'è, secondo me c'è un'onda di ritorno tra un po', speriamo ovviamente, perché i musicisti servono. Se non ci sono i musicisti veri è inutile fare gli esperimentini con i mattoncini dei programmi elettronici, sono tutti pronti. Quanto dura un tuo set mediamente? La media sono 3 ore, 4. Poi ci sono delle situazioni particolari dove ho suonato anche 7 ore. Dipende dove ti trovi. Qual è l'orario giusto per te? Comunque sono sulle 3 ore. Sì, diciamo che con 3 ore è piacevole perché riesci a creare un po' una, certo, storia. Se, certo, devi suonare solo un'oretta non vale, non vale la pena. Mi piace. Allora, mio caro Daniele, devo comunicarti che siamo giunti al fine di questa puntata. Va bene. Io ringrazio tantissimo. Grazie mille di avermi invitato. Ah, minimo. Allora, ricordo il mio canale YouTube, che è youtube.com/TheBurfalli. Ascoltate sempre musica, ascoltate i suoi set che sono storia. Piacevole per il cervello, perché la bella medicina per la testa, la musica, però per il cuore, sta veramente così. E vi auguro buona vita a tutti, ciao!